celebrati oggi alle 15 alla parrocchia di Orsago i funerali di Margherita Lotti, la trentenne morta tragicamente investita dall'auto di un imprenditore di Conegliano, risultato poi ubriaco sul cavalcavia a San Vendemiano alla vigilia di Natale. I moltissimi hanno riempito il piazzale della chiesa e si sono stretti attorno alla famiglia, a mamma Alberta, a papà Leonio e alla sorella Valentina. Tanti gli amici giunti per dare l'ultimo saluto a lei, che era un'amica speciale, una donna indipendente, dall'animo generoso e originale. La gente muore solo quando viene dimenticata. Se saprai ricordarmi, sarò sempre con te. Attraverso questa citazione, Marghe, io ti darò vita dei miei pensieri, avrai luce dei miei ricordi. Mi farei ridere, qualche volta anche piangere. Ti riempirò di domande, dubbi e riflessioni, ti chiederò consigli e opinioni. Sarai la protagonista di tanti racconti e, perché no, anche l'eroina di molte avventure. Tu, Marghe, vivrai sempre. Io nel mio piccolo ti darò la luce e tu la darai a me, come fanno le vere amiche. Ciao, Marghe, a più tardi. Custode di quella immaginazione che caratterizza chi non smette mai di sognare, Margherita sapeva vivere una vita non noiosa, sempre arricchita da un pizzico di originalità, pur restando fedele ai suoi ideali e a se stessa. Passare i pomeriggi a casa tua era uno spasso, tra pasta di sale, gioia all'infimo, bracciali e lavoretti da vendere ai tuoi vicini, ne avevi sempre una di nuova. E poi finalmente arrivava il momento che tutti aspettavamo, la merenda. Dispensava i quintali di crostatine che avrebbero sfamato un intero esercito. In quanto vera artista ti era anche concesso di saltare persino le ore della Ciciliot per dedicarti al nostro murales nell'aula magna delle scuole medie di Orsago. Ci abbiamo messo ore, giorni e settimane per completare quell'opera d'arte che rappresenta tutti noi della classe 91 e che è ancora lì, indelebile.